Del basket, buonasera e bentornati su Sport Channel 214 ad 1 1 Parleremo questa sera della Scandone che si avvicina al match di domenica contro Trento. Una gara molto importante per la formazione di coach Stefano Sagripanti, che reduce da tre sconfitte consecutive. Avellino, che molto probabilmente dovrà fare a meno del lituano Benes Vecalas che a causa. Di gravi problemi familiari, è dovuto uh, ritornare in uh, Lituania, quindi uh, un'assenza che sicuramente peserà contro la formazione. Uh, Trento, che reduce anche uh, dal successo europeo contro Nanterre, una vittoria uh, schiacciante da parte della formazione uh, di, di Buscaglia. E eh, che eh, si, presenta, si è presentata in, in questo campionato come eh, una delle squadre eh, di maggiore qualità del torneo. Ne parleremo stasera con Marco Iannaccone. Ciao Marco. Ciao Gianni. Grazie per essere con noi, Marco. Eh, Marco è allenatore della Vito Lepore Avellino, la storica eh, società scuola basket eh, di Avellino. Ma, eh, Marco ci dirà un po' insomma, in, eh, in questo inizio di puntata quali gruppi allena e anche eh, Marco dicevi prima di essere anche allenatore eh, della squadra Under 20 del centro storico Avellino che per la prima volta quest'anno eh, partecipa ad un campionato giovanile. Esattamente, um, quest'anno il centro storico data la promozione ottenuta sul campo in, nel campionato di promozione, scusate il gioco di parole, um, si è vista Diciamo costretta a fare un campionato di settore giovanile. Eh, abbiamo parlato, in virtù dell'amicizia che io ho con Franco Ricciuto, l'allenatore del centro storico, e abbiamo deciso di intraprendere questo percorso e di fare un campionato di under 20 eh, regionale utilizzando ragazzi ehm, che non avevano trovato spazio diciamo nelle altre eh, società del, della provincia di, di Avellino e quello che sta avvenendo fuori è comunque un progetto abbastanza interessante in, in corso d'opera. Un campionato tra l'altro che è già iniziato. Sì, abbiamo eh. giocato la prima partita lunedì a Roccarainola dopo tante difficoltà, un inizio un po' abbiamo iniziato tardi, non abbiamo potuto fare la classica preparazione atletica che si fa solitamente con, con le squadre soprattutto di settore giovanile. Siamo andati di giocare a Roccaraino, abbiamo comunque vinto 36 a 46 e una bella iniezione di fiducia per i ragazzi soprattutto. La prossima partita? La prossima partita giochiamo tra 15 giorni, ospitiamo Torre del Greco. Torre del Greco, però eh, come abbiamo detto eh, in apertura sei anche allenatore della Vito Lepore con cui alleni sia le squadre di mini basket che squadre un po' più grandi. Com'è il movimento della, della Vito Lepore che comunque nel corso uh, degli ultimi 20 anche 30 anni ha un po' uh, regalato giocatori a tutte le squadre sì. di, di Avellino e provincia? Allora Sicuramente eh, l'attività che svolge la Vito Lepore è un'attività, come ha detto già Giovanni, di, di lungo corso e sicuramente la, la Vito Lepore è, sta continuando a lavorare per cercare soprattutto di, um, di far avvicinare i ragazzini e i bambini all'attività sportiva. Uh, non a caso la Vito Lepore uh, ogni anno uh, diciamo, allestisce sempre un gruppo uh, di, di bambini uh, che hanno 5 anni e che è il, il primo hanno utile per iscriversi proprio all'avviarsi allo sport e alla pallacanestro che secondo me. È una cosa molto importante perché non, è da, non, non tutti hanno la pazienza di cominciare con i, con i più piccoli, ecco, diciamo, diciamo questo. E soprattutto la vitolepore abbraccia eh, tutta la fascia di età che va fino ai 14 anni, e dando la possibilità appunto sempre a eh, ragazzini di tutte le età di avvicinarsi al, e di conoscere la pallacanestro e in forma agonistica e in forma non agonistica. Quanto è difficile? Rapportarsi a bambini così piccoli e come riuscite a farli innamorare di questo sport? Uh, sicuramente l'attività che viene fatta con i più piccoli è un'attività molto più complessa. Uh, I piccolini vanno avvicinati allo sport, non vanno sicuramente, uh, non gli va uh, proposta la pallacanestro nuda e cruda come si suol dire, ma vanno sicuramente avviati attraverso una serie di giochi, attività... Che ricordino la pallacanestro ma che mantengano un carattere comunque abbastanza ludico, in modo che nei primi anni riescano ad eh, attaccarsi allo sport, ad appassionarsi, a voler venire in palestra e poi successivamente si mettono in, diciamo, in quelli che io chiamo tutti i vari condimenti, cioè si, eh, si cerca di costruire un percorso che porta poi all'effettiva pallacanestro. Tra l'altro, Marco, tu provieni da una famiglia che vive di pallacanestro, sì. perché papà è stato dirigente delle squadre giovanili della C2 con uh, la Vitorepore, Luca uh, Iannaconi ha giocato ed è oggi allenatore a Sodopra, al quale facciamo tra l'altro in, in bocca al lupo uh, per la prossima partita che giocheranno a Santa Maria Vigo in questo fine settimana i ragazzi uh, di Luca. appunto eh, insomma, la, la domenica a tavola si parla solo di basket. Immagino. Sì, sì, solo esclusivamente pallaccanestro, non ammettiamo, appena c'è un qualcosa che di pallacanestro, subito ci sintonizziamo tutti, senti le televisioni in casa che tu, tutte quante sullo st sugli stessi canali, dalla da camera mia, salone, cucina, non, non c'è scampo la domenica. E si vive di basket, di basket eh, vive anche Andrea Capobianco che nel, eh, nello scorso, in questa settimana è stato ad Avellino per incontrare gli allenatori eh, Avellino ma anche eh, i, i tutti quelli mh, campani per una lezione tecnica che ha tenuto al liceo classico Pietro Colletta e andiamo ad ascoltare cosa ha detto Andrea Capobianco Uh, per quanto riguarda le grandi differenze io sono dell'idea che non esistono grandi differenze. Io penso che uh, la, la, la bravura di un allenatore, di un formatore, di un insegnante, di un educatore, di, di un genitore è sapere uh, la persona che si ha di fronte. La pallacanestro, la partenza e il palleggio è identica, è uguale. Uh, la partenza in palleggio la mano va dietro la palla, sia se parliamo di bambini, sia se parliamo di pallacanestro giovanile sia se parliamo di femminile sia se parliamo di maschile. È normale che, che cambia la forza, è normale che cambiano alcuni aspetti, ma è lo stesso discorso che può valere tra allenare una serie A, una serie B, una serie C o allenare un giovane o allenare un giocatore meno giovane. Sai, penso che Riccardo Cervi sia un giocatore importante, al di là che ho avuto la possibilità di, di stare con lui durante una zona sperimentale due anni fa o tre anni fa, non ricordo bene. Uh, però uh, certamente è un giocatore importante italiano, certamente può fare molto bene, l'ho visto nella partita contro Milano dove veramente è stata una grande presenza a livello difensivo e in attacco l'ho visto molto intenso, uh, ma non, certamente non devo essere io a dire uh, cosa può fare perché tutta, tutta Italia sa che potenziale ha questa persona e soprattutto secondo me si tratta veramente di una persona uh, di grandissima qualità non solo sul campo ma anche fuori dal campo e quindi certamente farà molto molto bene. Un obiettivo guardando sempre Avellino, questa squadra ha detto può, può stupire insomma come anche Caserta, i playoff li può raggiungere anche con una partenza un po' soft come quella che ha avuto? Io penso proprio di sì, penso proprio di sì. Uh, perché, perché conosco l'ambiente, perché conosco i giocatori, conosco Pino Sagri Grandi bene e lo staff uh, che ha, uh, stimo uh, i dirigenti, Alberani e tutto, conoscendoli, quindi so benissimo che posso, può fare molto bene. Uh, è normale, ha avuto un inizio dovuto a mille uh, problematiche che ho letto e quindi non, non le so in profondità, però certamente uh, so che può fare molto molto bene, secondo me. Uh, poi, nei playoff sarà anche difficile giocare contro Avellino, perché, sia perché non si può sbagliare, perché sappiamo bene che in casa Avellino ha un pubblico straordinario che riesce a spingere la squadra anche a superarsi. E lo posso dire perché uh, l'anno del quasi miracolo, che poi era un miracolo sapendo e avendo visto uh, come è andata a finire. E sapendo che delle squadre avevano serie problematiche, la squadra, la, 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 il pubblico è stato sempre molto vicino. E quel quasi miracolo non è stato un quasi miracolo di una persona, di un giocatore, ma è stato il quasi miracolo di un'intera città. Quindi, io sono convinto che eh, Avellino possa veramente dar fastidio a tanti se non a tutti. Eh Marco, Andrea chiude dicendo che Avellino potrà dare fastidio a tanti se non a tutti. Questo video di campionato non è stato proprio come eh, diceva il coach, ma secondo te ci sono le possibilità di riprendersi? Quello sicuramente, anche perché secondo me dall'idea che mi sono fatto guardando queste prime partite eh, la Sidigas ha un problema di fondo che è la tenuta sui 40 minuti. Una volta risolte, diciamo... Mh, a, a, Colmato questo, questo gap, secondo me sui 40 minuti la, la Sidias può e deve dire la sua al campionato perché è una squadra sicuramente ben attrezzata per il campionato. Eh, domenica ci sarà questo impegno importante contro Trento, ma andiamo a vedere l'intera giornata del campionato di Serie A, che eh, si aprirà con il match tra Cantù e Brindisi, poi Reggio Emilia-Pesaro, Milano-Pistoia, Avellino-Trento appunto, Capo d'Orlando-Varese, Torino-Cremona, Sassari-Venezia e si chiuderà con Bologna-Caserta uh, Marco, una giornata interessante con questa sfida Milano-Pistoia con Pistoia al vertice e poi certamente c'è Sassari-Venezia che è un po' uh, la sfida clou tra due formazioni che si giocheranno probabilmente il titolo Sì, sono due ottime squadre l'anno scorso Sassari mi ha impressionato per la volontà e la forza che ci ha messo per voler vincere il, il campionato e Tant'è vero che ha vinto il rimonta fuori casa, comunque, una squadra ben allestita. Venezia, che si sta dimostrando una squadra solida, può dare fastidio veramente a tutti e lotta sempre per le prime posizioni. Quindi, una partita veramente interessantissima. E Pistoia come la vedi a Milano? Secondo te. Si fermerà la corsa degli uomini di Esposito oppure riusciranno a continuare questo periodo positivo? Io penso che Milano dopo la strigliata che ha fatto Repesa dopo le prime partite abbia cominciato un nuovo campionato. Sono arrivati dopo la tournée con le squadre NBA abbastanza uh, soft, uh, come si suol dire usando il gergo americano. E però Repesa li ha strigliati bene dopo la sconfitta di Trento e soprattutto dopo che ha rischiato di perdere anche in Eurolega dopo che vinceva di, di 20. 20 ha vinto solo di 5, Repesa li ha, come si suol dire, chiusi nello spogliatoio e ha detto due o tre cose a muso duro e quando sono venuti già qua ad Avellino hanno dimostrato di aver intrapreso un altro cammino, difesa sui 40 minuti, appena c'è la squadra è lunga, quindi appena c'è la possibilità ci sono subito cambi e però tutti quelli che giocano, da quelli che giocano un minuto a quelli che ne giocano eh, 30, devono dare sempre tutto in difesa, che è un po' il, il canovaccio di, di Repesa. Ma vediamo anche quella che è la classifica, eh, interessante perché come ho detto Pistoia è al vertice poi ci sono Reggio Emilia, Trento, Venezia, Milano Capodorlando e Sassari a quota 6 Brindisi a 4 e poi una serie di squadre a quota 2 con Cremona, Vellino, Torino, Caserta, Bologna, Varese, Pesaro e Cantù Quadre che molto probabilmente in itinere, e già forse dalla prossima settimana, cominceranno a cambiare qualcosa. Si è parlato anche di, della stessa Avellino che potrebbe operare sul mercato. Altre hanno esigenze come Cantù per l'infortunio di Laganà, ad esempio. Quindi eh, il mercato sempre aperto permette, dà l'opportunità di aggiustare eh, le squadre. Avellino affronterà Trento che non ha bisogno di ritornare sul mercato. Ha una squadra piuttosto forte, vediamo anche il il roster della formazione della Dolomiti Energia. Uh, Marco, uh, tu hai visto giocare uh, Trento, vediamo anche nella grafica il quintetto che idea ti sei fatto di questa squadra? Che comunque è una bella squadra, sono molto forti soprattutto psicologicamente come ha dimostrato, vanno molto sulle ali dell'entusiasmo come si può dire già dall'anno scorso come ha dimostrato anche la vittoria che hanno fatto in rimonta a Cremona e hanno aggiunto al roster secondo me un elemento molto importante che è il Poeta che soprattutto per il campionato italiano lo conosce bene, lo ha già fatto quest'anno sembra stare bene a livello fisico eh, che è un po' il problema che l'ha condizionato anche nell'esperienza in, in Spagna e quindi, secondo me, Trento sarà una bella tosta come, come partita e come squadra, è una, una squadra molto, molto completa. Alla fine, non sono chissà quanto profondi come, come roster, però eh, hanno, hanno sicuramente saputo scegliere i, i giocatori giusti. E sono appunto un, una squadra molto, molto in forma: una squadra molto in forma, di grande qualità, eh, dove non c'è. Una stella, come esatto. poteva essere Tony Mitchell lo scorso anno, ma ci sono tanti buoni giocatori, grande energia e poi hanno preso Julian Wright, che è davvero un giocatore molto forte. Sì, eh, come hai detto tu, il punto di forza più grande che hanno sicuramente è che quando devi preparare una partita contro una squadra del genere non sai mai cosa preparare. Hanno tante soluzioni. Poi è da grande giocatore di pick and roll, eh, po possono aprire il campo per i tiratori, come hanno fatto a Cremona. È una squadra che lascia pochi punti di riferimento e. Sicuramente una cosa, però, che si deve provare a non fare è non farli correre perché, secondo me, eh, se li si fa correre sono molto atletici e eh, poi Poeta ha una grande visione di gioco. Quindi, eh, si deve cercare di non farli correre in campo sì. aperto. Avellino potrebbe soffrire il gioco in, in campo aperto anche perché non è uno squadrone. Atletico come lo sono i giocatori di Buscaglia. Preferisce forse, a parte Green, un ritmo un po', un più, po, più, un po più basso, sì. uh, più ragionatori. Uh, una squadra uh, che in questo momento, dove in questo momento sono sotto accusa i Lunghi in particolare, che non hanno uh, reso in modo eccellente. Trento. A parte Wright e Pascolo, poi voglio dire, non ha questi fenomeni sotto i tabelloni. Tra l'altro c'è Luca Lectaler che, che lo conoscenza. scorso anno era qui ad Avellino. Tu l'avresti tenuto Lectaler? Uh, alla fine mh, per una questione di spogliatoio magari sì, però il, il progetto che quest'anno hanno voluto intraprendere con, con la Sidigas mh, lo, lo condivido, nel senso di cambiare comunque il, il, il reparto lunghi, dare spazio un po' più di spazio a cervi e pini che sono comunque uh, un po' più giovani, mettiamola, mettiamola così, e col, con la consapevolezza di, fargli, di dargli più minuti in campo. L'anno scorso comunque l'hectare era a livello di... Come per Persona, come personalità, secondo me, eh, ha dato una grossa mano, dava una grossa mano soprattutto nello spogliatoio. Però, eh, a livello di minuti giocati, magari eh, pini e cervi sono più freschi. Ad Avelino in, in questi giorni si è parlato soprattutto di buva, che non è reso come ci si aspettava. Tu continueresti a dargli fiducia oppure come eh, si sostiene sarebbe più opportuno tornare sul mercato? Io lo ricordo a Cantù e lo ricordo piacevolmente, nel senso che non era mh, il disastro almeno che si vuole far passare eh, ultimamente. C'è da dire però che non ha offerto quello che ci si aspettava, cioè il cambio eh, di lungo di lunghi, dei lunghi dalla, dalla panchina, mh, capace di. Eh, la caratteristica sua dovrebbe essere quella di aprire un po' il campo perché ogni tanto gli piace anche uscire. Per attaccare uno contro uno, tirare da fuori o movimenti uno contro uno spalle a canestro. Diciamo che secondo me un, qualche altra partita di fiducia i, si potrebbe dare. Speriamo che eh, questa gara con Trento sia quella giusta, quella che eh, possa dare a Buva la fiducia necessaria per eh, giocare una partita degna di questo nome, cosa che non ha fatto nelle, eh, nelle prime gare. Abbiamo ascoltato anche eh, Martin Dunen in settimana che è in ripresa rispetto all'inizio di stagione, vediamo cosa ci ha detto. È certamente un momento difficile. Io gioco da tanti anni e sempre ho incontrato delle avversità, infortuni, sconfitte durante la stagione, ma noi dobbiamo pensare sempre a trovare il lato buono delle situazioni, fare il meglio possibile per preparare la prossima gara e cercare di inseguire la vittoria. Si può dire to questo, uh, è un pensiero, uh, ma credo che uh, la cosa uh, principale minutes, sia dover giocare le partite uh, per 40 minuti. Uh, 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 poi si può parlare di, di atletismo o right poco atletismo. Uh, si uh, dovrebbe uh, provare uh, a giocare come contro Pistoia, dove però gli ultimi due minuti loro hanno condotto il gioco e vinto la partita. Abbiamo necessità di vincere, non ci sono altre scelte. La prossima partita è troppo importante per la Scandone. Dovremo giocare con energia ed intensità e da squadra. Veniamo da tre sconfitte di fila e dobbiamo riscattarci. You know, non li conosco bene, dovremo fare uno sforzo per vincere, impegnandoci in difesa e se riusciremo a frenarli avremo la possibilità di portare a casa i due punti. Marco, allora stavamo dicendo mentre andava l'intervista, l'Union è stato l'ultimo acquisto della Scandone quest'anno. Tu l'avresti preso o saresti andato su un altro giocatore? Allora, per quanto riguarda Liunen come giocatore, a me piace, nel senso che mh, soprattutto date i tre scorsi contro Avellino ha sempre fatto, sfoggiato grandi prestazioni. E però, scherzi a parte, è un, un ottimo giocatore. Mh, magari è arrivato un po' in ritardo di, di preparazione. Forse l'unica cosa è che mh, uh, magari avrei provato a prendere un 4 un po, più, uh, un po' meno perimetrale, perché lui è molto affezionato soprattutto al tiro da tre. Il lungo che gli sta di fianco, eh, non dico da solo, ma quasi sotto, sotto, sotto le planche, e magari uno un po' bidimensionale, nel senso un po' eh, capace di eh, uscire fuori, ma anche di giocare. E dare una mano sotto canestro, l'avrei scelto nella costruzione della squadra. Adesso andiamo a vedere quali eh, sono i giocatori di Trento che in questo momento stanno facendo meglio attraverso la clip che abbiamo preparato. Nelle immagini c'era uh, Peppe Poeta, Davide Pascolo e Trent Lockett. Dicevamo, Marco, uh, un, un poeta inusuale a Cremona con uh, tiri da tre punti da otto metri. Cosa che Veramente non fa quasi male. Molto ispirato. Poi a un certo punto, infatti, eh, egli stesso ha portato le mani al cielo come per dire. Sto segnando sta, tutto stasera, stasera, stasera. Sì, non posso farci niente. Sto segnando, no, veramente ha fatto dei canestri. Io ricordo, mh, comunque lui è un ottimo giocatore di pick and roll, molte letture. Uno che ci mette tanta energia, grinta Ma il tiro da tre da, da 8-9 metri non l'avevo. Non l'avevo mai. <ride> non l'aveva mai sfoggiato, ecco. Sì, sì, infatti, è vero, beh, magari in questi anni lo avrà uh, messo fettino. con uh, maggiore continuità. E, altro giocatore non c'era nel, nel video, ma è anche uh, Sanders che sta facendo davvero un ottimo campionato. Sì, davvero un ottimo, un ottimo giocatore. A me la cosa che piace di, di Trento ah, è dà. che eh, sa, ha saputo e sa scegliere sempre gli americani. Eh, può sembrare in un campionato in cui alla fine... Ehm, si, se ne possono scegliere, non è come il campionato di una volta dove ce n'erano due di americani, quindi bene o male tutte le squadre tendevano a, a scegliere gli, i giocatori americani giusti. Uh, Trento invece, pur essendo un campionato pieno, molte squadre giocano addirittura con cinque uh, colored, um, Trento riesce sempre a scegliere i giocatori giusti e per il suo modo di giocare e soprattutto dei giocatori capaci di, di impressionare in, in Serie A. È vero, è vero. Andiamo a vedere adesso un po' di tattica, eh, abbiamo preso alcune immagini della partita di Trento giocata contro Brindisi, vediamo questa situazione dove c'è una uh, situazione di bloccare il bloccante con uh, un blocco orizzontale uh, sotto i tabelloni per uh, far uh, uscire il lungo che in questo caso è Pascolo, abbiamo segnato in uh, cerchiato in verde, l'azione prosegue con uh, Forrai che cercherà la miglior linea di passaggio per uh, il compagno di squadra, poi in questo momento vediamo, abbiamo fermato l'immagine per, per vedere come Sanders prenderà il uh, il blocco di, uh, di Wright attaccherà, poi giocheranno Marco uh, un passaggio, uh, un alto-basso diciamo tra le, i, due, i due lunghi. Abbiamo visto la grande visione di gioco di, di Wright perché quello comunque non è un passaggio facile. No, no, assolutamente, anzi è un passaggio che penso in pochi riescano a, a fare e va fatta una menzione anche a Pascolo che personalmente eh, mi piace tanto, magari non è molto bello da, da vedere in, no. in generale, però è molto molto efficace, ha lavorato lavora e ha lavorato bene e quindi complimenti per questa. questa il passaggio, l'azione, il lavoro, la pazienza nel cercare, non cercare subito il primo tiro disponibile. Eh, bravo, proprio questo, perché la prossima azione vediamo come sia molto paziente l'attacco di Trento. Sempre una situazione dove c'è un blocco orizzontale per servire il giocatore, in questo caso è un piccolo. Baldirossi riceve la palla, non può passargliela perché la difesa in questo caso... Uh, sarà attento difenderà uh, bene, impedirà il passaggio sia chi mette pressione sulla palla che chi deve marcare il uh, giocatore uh, che esce dal blocco. E quindi ci sarà il Rossi che restituirà la palla al playmaker, che in questo caso è Poeta. Giocherà una situazione di pick and roll, da cui proveranno a prendere vantaggio. E che cosa succede? Succede che con grande pazienza attacco lavora e trova un tiro facile. Marco. Sì, sicuramente stavo finendo di, di, guarda, di ammirare più che altro, No, sicuramente sì, un attacco molto paziente. Eh, quando, da quando c'è stato il blocco sotto canestro e hanno ricominciato a giocare il pick and roll, mancavano 14 secondi, quindi già erano passati 10 secondi. Hanno avuto la pazienza e non la fretta di dire dobbiamo tirare subito, hanno riattaccato visto che scelta Poeta visto che scelta avrebbe fatto la, la difesa e sulla, sulla base delle scelte fatte dalla, dalla difesa ha deciso appunto con molta pazienza eh, qual era la giocata giusta da fare e hanno trovato il tiro più comodo che era un tiro poi da sotto in layup. tra l'altro ci sono anche giocatori intelligenti e vediamo nella prossima eh, clip quello che farà Davide Pasquale in questo caso ci sono gli esterni spaziati sul perimetro eh, l'Hectaler che dal post basso proverà a giocare un, eh, un, per un blocco per eh, per, per il playmaker però non, non c'è la possibilità e il pascolo che è cercato in verde legge lo spazio al centro dell'area il difensore non farà body check quindi non spezzerà il taglio il playmaker servirà a pascolo e pascolo riuscirà a prendere un buon tiro guardiamo uh, l'immagine come proseguirà l'azione Sì esattamente, è comunque un, ripeto, il lavoro di, di Pascolo è, lui è un giocatore molto bravo a leggere quelle che sono le situazioni, gli spazi come del resto tutto il, diciamo, tutta la squadra di, di, di Trento ed è una caratteristica fondamentale perché a lungo andare magari anche se, come gli è capitato già, dovesse prendere un, un break, un parziale loro sanno di poter tranquillamente, eh, giocando con la pazienza e cercando di entrare sotto pelle agli avversari Possono tranquillamente trovare delle soluzioni semplici e alla fine, quando, vai, quando fai azioni del genere mh, dettate da pazienza, da buone letture, uh, in cui vai soprattutto a trovare un canestro uh, facile dopo una bella azione, mh, sono molto spesso ti gasano molto di più rispetto a un, uh, un canestro da tre punti. Vediamo anche uh, come hanno attaccato la zona di Brindisi domenica scorsa, sempre con grandissima pazienza. Il giocatore di riferimento in questo caso è Wright nel post alto, mentre i, i, gli altri compagni sono spaziati eh, negli esterni. Guardiamo come attaccherà la difesa brindisina eh, Trento con, con grande pazienza. Passaggio, passaggio, ancora il passaggio, e poi vedremo che nel momento in cui la palla arriverà a Wright ci sono due linee di passaggio. Passaggio a Sanders, che poi scenderà sotto la linea del passaggio per, farsi, per mettersi in visione, o Baldi Rossi. Wright riceverà il pallone in questo caso e ribalterà il pallone verso Sanders che prenderà un, un tiro pulito. Un tiro che avresti messo anche tu, visto che sei un eccellente tiratore. Eh, grazie, troppo buono. Ehm, sì, ancora una volta, tanta pazienza. Loro sanno che, sapevano che in quel momento il, nel loro gioco contro la zona, il, il giocatore sul tiro libero è il giocatore più importante. Hanno, non hanno avuto la fretta, perché magari avrebbero potuto eh, dare la palla sugli esterni e attaccare subito gli angoli, che contro la zona, almeno per come stava difendendo Brindisi, erano la parte più facile da attaccare. Loro volevano portare la palla sul tiro libero, sapevano che sarebbe uscito, sicuramente uscito un, un buon tiro e hanno avuto pazienza, a 8 secondi dalla fine sono riusciti a dare il pallone sul, a sender sul tiro libero, e, però poi dopo hanno avuto ragione perché hanno trovato il tiro più facile e comodo per un tiratore da 3 punti che si possa trovare contro la zona. Avellino per vincere cosa dovrà fare contro Trento? Avellino per vincere dovrà sicuramente eh, dare una, una mano in più in, in difesa, dovrà dare una girata in più in, in difesa, eh, soprattutto perché eh, sappiamo in questo momento di non avere ancora tutti e 40 i minuti, dobbiamo quindi sicuramente eh, se dovesse capitare come con Pistoia fare un parziale all'inizio e poi cercare di stringere i denti, difendere e tutti devono capire che devono dare una, una mano, provare a non far correre Trento sarebbe un'altra eh, grande indicazione. E provare a non concedere troppi rimbalzi a, a Trento anche perché in troppi rimbalzi dovrebbe anche la possibilità... Di far partire dei contropiedi? Sì, esattamente. I balzi aprirebbero il, il gioco, dobbiamo stare un po' più attenti. Abbiamo comunque Cervi che è una, grossa, una forte presenza sotto, sotto Canistro e dobbiamo cominciare a farla, a farla valere sicuramente. Perché, come ha detto anche Coach Capobianco, è un giocatore molto, molto importante. Un giocatore nel, anche in orbita nazionale. Una presenza importante sotto Canistro che va fatta valere. Perfetto, chiudiamo qui la uh, parte dedicata alla Scandone e alla Serie A e guardiamo anche cosa accadrà in, uh, in Serie A2 in, uh, in questo fine settimana. Uh, una Serie A2 con il girone est e il girone ovest, andiamo uh, a vedere subito la grafica con uh, il girone est che uh, ci proporrà la regia. Con la classifica che vede Treviso a quota 8, poi Brescia-Mantova-Imola Brescia, a quota 6, Verona-Trieste, Treviglio-Chieti, Legnano, Iesi, Ravenna, Rosito a quota 4, Ferrara-Bologna-Matera a 2, e Reganati a 0. Per il turno che vede Chieti-Brescia, Treviso-Iesi, Ferrara-Treviglio, Matera-Mantova, Ravenna-Verona, Reganati-Trieste, Bologna-Legnano e Rosito-Imola Verona doveva essere l'ammazzacampionato, campionato, invece non è così in questo momento, Marco, c'è Treviso che sta tornando in grande spolvero prima in classifica e che... Potre, vuole tornare in Massima Serie. Sì, sta trovando un po' di difficoltà e la cosa che notavo mi fa molto, molto piacere vedere che in, so, stanno tornando varie squadre ad affacciarsi certo. di nuovo su palcoscenici importanti, Treviso appunto è una di, di quelle, ma la stessa Verona che lotta per, i, per, per salire, c'è Bologna, Imola, ci sono tante squadre che magari erano un po' scomparse, fallite addirittura e mi fa piacere vedere che stanno tornando, che sono squadre con cui io sono cresciuto. <ride> <ride> Vediamo cosa invece succede nel girone Ovest dove c'è la sorprendente Agropoli che da matricola sta eh, molto beatamente prima in classifica, 4 vittorie su 4, con un, un trasolini che è devastante in, in questo campionato, 8 punti per Agropoli, appunto. Eh, Tortuna, Grigento, Fiorentino, Casale, Monferrato, Scafati, Acuta Sere, Gio Calabria, eh, Siena. Latina, Barcellona, Rieti, Trapani a quota 4, Casalpusterlengo 2, Roma, Biella, Omegna a quota 0. Per il prossimo turno che invece vede Omegna, Scafati, Trapani, Siena, Biella, Fiorentino, Agropoli, Rieti, Agrigento, Barcellona, Tortona, Casale, Monferrato, Reggio Calabria, Latina, Roma, Casal P e Agropoli che può vincere la quinta partita di fila affrontando Rieti. Sì, Agropoli sicuramente è la sorpresa di, questo, di questa via di, di campionato. È una squadra che abbiamo visto anche, tra l'altro, in, in preparazione, qua ha giocato contro e La Siria, nessuno avrebbe detto, la, però nessuno avrebbe detto esattamente. E, però mh, ha saputo scegliere: c'è Roderick, che secondo me è veramente un, un ottimo, ottimo eh, americano. E Trasolini, che è in versione Team Duncan, nel senso che sta facendo un po'. <ride> il, sta dettando regge sotto le planche, addirittura. Se non sbaglio, è andato oltre i 30 in una partita. Se non sì, sbaglio. Sì. sì, sì, è andato 31, l'ultima. Eh sì, 35 sì, sì, il miglior marcatore addirittura. Ha vinto sì. da Grigento. insomma. Davvero un inizio di stagione fantastico per, per Agropoli Bene, per noi è tutto. Io ringrazio uh, Marco Iannacone per essere stato con noi. Grazie, Grazie a Marco, te, Giovanni, per essere stato qui. Grazie. Ci ringraziamo. Io vi do appuntamento a venerdì prossimo, come sempre, alle 21.40 su Sport Channel 214 per 131, vi ricordo di seguirci sui nostri canali social, sulla pagina Facebook di 131 e sul canale eh, YouTube di Sport Channel e sulla pagina Twitter di Sport Channel. Da Giovanni Rosa è tutto, buonasera e arrivederci, ciao. Ciao.